Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Parola del Signore. Il racconto della Bibbia si apre con le ultime pagine che sono state scritte in realtà in ordine cronologico, i primi 11 capitoli della Genesi che raccontano della creazione e poi più avanti del diluvio universale, prima della torre di Babele, eccetera, eccetera, fino ad Abramo, sono i più nuovi, sono gli ultimi che sono stati scritti. Abramo e tutta la discendenza di Abramo, i profeti, la legge, sono molto precedenti come storia di redazione rispetto ai primi capitoli di Genesi. Perché quando il popolo di Israele, rileggendo la propria storia alla luce della presenza di Dio, si chiede: ma perché esistiamo? Perché Dio ci ha donato la vita? Perché veniamo al mondo? Rilegge tutta la sua storia raccontando non come sono avvenute le cose. Sappiamo bene che la scienza ci dice che in realtà sono avvenute in maniera diversa, che sono 13,8 miliardi di anni che esiste l'universo per come lo conosciamo. Prima non possiamo saperlo e non è nato tutto in una settimana. La Bibbia non vuole dirci come sono andate le cose. Ci dice perché. Qual è il motivo? Qual è il motivo per cui siamo qua? E il motivo, ci dice la Bibbia, è che Dio aveva un amore così sovrabbondante, così incontenibile, da non poterlo tenere per sé, da aver bisogno di creare tutto quello che esiste, tutto quello che conosciamo, perché l'uomo potesse goderne e lui potesse entrare in relazione con l'uomo. È il mistero grande di un uomo e di una donna che si aprono alla generatività, alla fecondità, quando nasce un figlio, perché l'amore è così grande che ha bisogno di essere donato a qualcun altro, non può essere trattenuto. In questa storia, in questa relazione, arriva però anche il momento in cui l'uomo e la donna, in qualche modo vengono ingannati a pensare che Dio non voglia il loro bene. E così nel terzo capitolo di Genesi, di cui abbiamo letto un pezzo oggi nella prima lettura, si dice che una delle creature del giardino, sotto sembianze di serpente, il maligno, si avvicina alla donna e le suggerisce: ma tu sei proprio sicura che Dio voglia il tuo bene? Non pensi che Dio sia un po' geloso della tua felicità? Perché non ti fa conoscere ciò che è male, ma solo ciò che è bene? Perché altrimenti tu saresti come lui e Dio non vuole che tu sia come lui. Vuole che tu gli stia sottomessa. Se vuoi essere come Dio, mangia del frutto del bene e del male, e allora sì che conoscerai anche il male e sarai come Dio. E la donna, che è di fianco a sé all'uomo, cerca in lui complicità, e anche a lui chiede: che ne dici? Vogliamo farci come Dio? Non capendo che essere come Dio non è conoscere il bene o il male, ma saper scegliere il bene. E sappiamo bene, come ci dice Sant'Ireneo, che proprio perché Dio ci vuole come lui si è fatto uomo, e il Natale che celebreremo fra poco è questo, il dono di un Dio che si fa uomo perché anche noi possiamo essere come Dio. Fatto sta che il racconto di Genesi racconta che l'uomo e la donna si fanno ingannare, e quando Dio passeggia nel giardino di Eden e vede che l'uomo e la donna si nascondono dietro un cespuglio, gli chiede: dove sei? Che è una domanda fondamentale che Dio mette nel cuore di ciascuno di noi. Dove sei? Dove ti trovi oggi? Nella tua vita, nella tua fede, nelle relazioni che vivi, dove sei? Che cosa cerchi? Da che cosa ti nascondi? Dove sei? E Adamo risponde
sono qui, sono nascosto perché sono nudo e mi vergogno. E Dio sa bene che l'uomo è nudo, l'ha creato lui. Può mai vergognarsi di questa cosa? Eppure l'effetto di voler essere come Dio, l'effetto di voler conoscere il bene e il male, fa sì che ci vergogniamo di quello che siamo, perché non siamo perfetti come Dio è perfetto. E questa sproporzione ci fa pensare di essere inadeguati. La festa di oggi, della Madonna Immacolata, di Maria Immacolata, ci dice che non è questione di essere adeguati, ma è questione di accogliere un dono. E nella storia di Genesi inizia il grande rimpallo di responsabilità che ancora oggi continua nella storia di ogni relazione. Adamo che dice, io ho mangiato del frutto, ma è stata la donna che me l'ha dato. E la donna che dice, io ho mangiato del frutto, ma è stato il serpente che me l'ha dato. Sembra un po', avete in mente quando cambia governo? E ogni governo, di qualunque parte sia, dice, sarà difficile governare perché abbiamo ricevuto un'eredità di debiti, di problemi. E come facciamo adesso a risistemare tutto? E si comincia sempre così, mettendo le mani avanti, passando la responsabilità di mano in mano. Bisogna avere anche il coraggio, però, di riconoscere quando siamo capaci di scegliere per il bene e di portare la responsabilità anche delle scelte di male. Un po' come quel tale che la mattina non si vuole svegliare per andare a messa e la mamma lo va a svegliare e gli dice dai è ora, farai tardi, e questo tizio gli dice ma mamma, ma lasciami dormire, ma perché devo andare a messa? E la mamma gli dice guarda, almeno per tre motivi: primo, perché hai 54 anni, non sei più un bambino, dai, ti devo ancora venire a svegliare io. Secondo, perché è domenica, almeno la domenica vai a messa. E terzo, perché sei il vescovo e la gente ti sta aspettando nella basilica. Anche tra vescovi, anche tra politici, può essere che viviamo rimbalzando le responsabilità l'un l'altro. Di fronte a questa possibilità, oggi ci viene mostrato l'esempio di Maria, che non ha paura di accogliere un dono del quale essere responsabile, il dono della vita del Figlio di Dio, da custodire nel suo grembo, da far crescere, di cui essere madre. E questo dono le si presenta, l'annuncio di questo dono le si presenta in una maniera meravigliosa. Ci dice il Vangelo di Luca che l'angelo Gabriele, la voce di Dio, colui che in tutta la Bibbia porta l'annuncio, porta il messaggio di Dio, entra da lei. Un verbo misterioso. Cosa vuol dire entrare da lei? Entrare nella sua vita? Entrare nella sua casa? Entrare nel suo cuore? Entrare nel suo grembo? È un verbo che volutamente Luca lascia un po' misterioso, un po' non espresso. Perché quando Dio entra nella nostra vita, se lo accogliamo, se accogliamo la sua voce, la cambia, e la cambia in meglio, la rivoluziona, ci dà il coraggio di scelte importanti, radicali, di cui portare certamente la responsabilità senza paura. E quando questa donna lo accoglie, lo vede, il saluto è meraviglioso: rallegrati, piena di grazia. È un saluto di gioia. Sono venuto a portarti gioia. Sono venuto a riempire la tua vita. Dio non viene a darci dei compiti da svolgere perché dobbiamo essere noi a fare quello che lui non ha voglia di fare. Dio viene a darci gioia. Il suo Vangelo apre la nostra vita alla gioia. Rallegrati, piena di grazia. Addirittura il suo nome viene cambiato. L'angelo non dice rallegrati Maria. Noi siamo abituati, pregando l'Ave Maria, a dire Ave Maria piena di grazia. E pensiamo che questo piena di grazia sia un attributo di Maria. Come poteva dire Maria la Mora, diciamo Maria piena di grazia. In questo Vangelo, nel testo greco, questo piena di grazia è un sostantivo, è un aggettivo sostantivato. Non è un attributo di Maria, ma è un suo nome nuovo, è una sua nuova identità. Colei che accoglie l'annuncio dell'angelo e che dice di sì alla parola di Dio ha una nuova identità,
è la ripiena della grazia di Dio. E questo non vale solo per Maria, perché altrimenti sarebbe una figura da ammirare, ma mantenendo le distanze. Questo vale anche per noi, questo vale per la nostra vita. Noi siamo pieni di grazia, siamo i ripieni della grazia di Dio. Tutte le volte che non abbiamo paura di accogliere la parola di Dio, anche con senso di responsabilità. La responsabilità di chi educa i più piccoli, di chi si prende cura dei più poveri, di chi prega perché non sa cos'altro fare, ma prega per chi ha più bisogno, di chi ha un cuore accogliente, di chi guarda al mondo con un sorriso, non con un giudizio, di chi vede una persona che non ha mai visto e invece che premettere il sospetto che questa persona voglia farmi del male o voglia il mio male o sia un problema per la mia vita, lo guarda con lo sguardo di Maria, che accoglie l'angelo con curiosità. Certo, anche con un po' di turbamento. Non sia turbato il tuo cuore, dice l'angelo, ma è un turbamento che la porta all'accoglienza dell'angelo, della sua parola e della vita che nasce nel suo grembo. Allora chiediamo al Signore, in questa festa dell'Immacolata Concezione di Maria, di imparare anche noi da questa fanciulla, da questa ragazzina, probabilmente molto molto giovane, 13, 14 anni, forse 15, ma probabilmente non di più, perché quella era l'età a cui ci si sposava a quel tempo, proprio una fanciulla, una ragazzina, che ha il coraggio di dire il suo eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. L'ho ascoltata, ora l'accolgo, non ho paura di metterla in pratica. Chiederà attenzione, cura, responsabilità, non mi tiro indietro. Il Signore ci doni di imparare da Maria, ci doni di non aver paura di accogliere con responsabilità il nostro essere cristiani, annunciatori del Vangelo, di viverlo nelle relazioni, nelle scelte, nelle parole, e così di diventare veramente anche noi come Dio.